Ben ritrovati dagli studi di TV City, parliamo oggi di politiche sociali e in particolare del progetto ITIA, interventi di inclusione e lotta al disagio. Lo facciamo con gli ospiti qui presenti che vado subito a presentarvi, l'assessore alle politiche sociali del Comune di Torre del Greco, la dottoressa Luisa Refuto. Buonasera. E il dottor Renato Grimaldi, direttore del progetto ITIA. Buonasera a tutti. Bentrovati, entro subito nel vivo della trasmissione. Assessore, comincio da lei. Qual è l'importanza di questo progetto per il territorio? Sicuramente è un progetto fortemente voluto dall'amministrazione Palumba, in particolare dalla lista civica Il Cittadino, di cui sono espressione, che ha voluto dare la possibilità a ragazzi del territorio e non di poter usufruire di un corso che diciamo tendenzialmente è oneroso e quindi essendo totalmente gratuito è un'opportunità che ci siamo sentiti di rivolgere ai ragazzi tra i 18 e i 35 anni, così come previsti dall'avviso. Dottor Grimaldi, si è dato avvio a questo corso per operatori socio-sanitari. Come si articola? Quanto durerà e quanti sono i partecipanti? È un percorso formativo che ha una durata di 1.000 ore, precisamente si articola in due fasi. Una prima fase che è un'attività teorica che oggi per l'emergenza Covid stiamo svolgendo le attività formative didattiche in FAD. Poi si prevederà un periodo di formazione pratica attraverso un'attività di stage presso strutture convenzionate con l'ente partner di questa iniziativa, che è un centro di formazione professionale accreditato alla Regione Campania. È un percorso che vede coinvolti 24 allievi, di cui 20 effettivi e 4 uditori. Gli uditori risultano coloro che partecipano regolarmente alle attività formative, ma come diceva giustamente l'assessore, abbiamo dato l'opportunità a questi 20 ragazzi di poter frequentare un percorso di formazione professionale totalmente gratuito, ma in più verrà corrisposta loro un'indennità oraria di 8,15 euro, che gli consentirà ovviamente una più sentita partecipazione alle attività formative. Cosa che invece non verrà corrisposta, ed è questo l'unico elemento che differenzia i discenti facenti parte del corso dagli uditori, non verrà corrisposta appunto agli uditori. Assessore, ci sono altri interventi previsti da questa azione B del progetto? Sì, nell'ambito dell'azione ci sono previste nuove azioni di key competence, in particolare sono previsti corsi di formazione, sono previsti attestati per quanto riguarda la lingua inglese, attestati per quanto riguarda livelli di competenza di informatica. Sono tutte comunque azioni volte a formare anche a livello culturale una platea che comunque potrebbe non poter accedere a certi servizi, vista comunque l'onerosità dei servizi stessi. E siamo proprio in collegamento con questi corsisti. Prego la regia di far vedere le immagini. In questo momento è in atto proprio il corso. Dottore, torno su di lei. Perché proprio la scelta di questo corso e perché queste competenze? Non è una scelta nata a caso, ma tutte le scelte che vengono fatte nel momento in cui si programmano degli interventi che sono finanziati dal Fondo Sociale Europeo prevedono una prima indagine di mercato. Si è rilevato quello che era il fabbisogno territoriale ed in base al fabbisogno territoriale si è ravvisata la necessità di intervenire in questo settore, quale quello sociale, in cui molte strutture hanno manifestato la necessità di dover ricercare personale altamente qualificato, ed ecco perché l'amministrazione comunale ha ritenuto importante formare 24 ragazzi in questo settore, riconoscendo loro una qualifica che è riconosciuta non solo a livello regionale e nazionale, ma a livello comunitario. Ricordiamo che il progetto ITIA è relativo all'ambito 31, quindi al comune di Torre del Greco. Assessore, a breve che cos'altro partirà? Allora, per quanto riguarda l'azione C, perché come sappiamo il progetto è suddiviso in tre azioni, per l'anno 2021 partiranno i corsi, i tirocini formativi, a seguito dei quali saranno rilasciati comunque attestati, qualifiche. Così come per il corso in oggetto di oggi, anche se con modalità e requisiti diversi che poi verranno stabiliti successivamente.
Un'altra azione che partirà comunque a breve, sicuramente però dopo le vacanze natalizie, rientra invece nell'azione A ed è indirizzata a ragazzi disabili e in particolare però alle famiglie di questi ragazzi disabili che comunque sono a rischio emarginazione, anche perché c'è da tenere conto che la pandemia ci ha costretto ancora di più ad isolarci e quindi considerando le restrizioni a cui che dobbiamo subire sarà un modo per alleviare sia le famiglie che potranno avere un momento di libertà, di svago, mentre il ragazzo, il beneficiario, sarà comunque coccolato dagli operatori che svolgeranno le azioni previste nel progetto. Dottore, dunque come si articolano questi tirocini? I tirocini formativi prevedono la partecipazione di due tipi di utenze. Una prima utenza abbiamo definito soggetti vulnerabili in risposta ovviamente a quelle che sono le direttive che ci sono state fornite dalla Regione Campania e si sono armonizzate a quelli che sono gli indirizzi del Fondo Sociale Europeo. E un'altra categoria sono le persone ovviamente disabili. Percorsi e tirocini che avranno una durata di 24 mesi, anche per questi tirocini ovviamente si provvederà ad erogare al partecipante una indennità mensile che è pari a 500 euro. L'amministrazione comunale ha già redatto un avviso pubblico che sarà di prossima pubblicazione, al quale potranno accedere ovviamente coloro che hanno i requisiti così come dettagliatamente esplicitati all'interno dell'avviso, dopodiché ci sarà una graduatoria. Successivamente alla graduatoria, attraverso un percorso personalizzato che verrà fatto per coloro che saranno i destinatari, si cercherà di individuare quali sono le strutture presso le quali questi soggetti avranno la possibilità di rendere operativo il proprio tirocinio, ovviamente in base a quelle che sono le loro aspirazioni, in base a quelle che sono le loro competenze. Si tratta naturalmente di vere e proprie opportunità per i giovani del territorio. Assessore, come il Comune è organizzato per questi finanziamenti? Allora, per quanto riguarda i finanziamenti in generale, che il Comune, che l'amministrazione è sempre pronta ad intercettare, mi preme ricordare che nel frattempo abbiamo predisposto anche corsi di formazione che vanno al di là di quelli elencati fino adesso. L'avviso pubblico già è stato pubblicato sull'Albo Pretorio e prevede comunque la partecipazione di 4 diversi corsi formativi, a seguito dei quali comunque verrà rilasciato un attestato di qualifica che può introdurre nel mondo del lavoro. In questo caso però non ci rivolgiamo soltanto a una fascia, la fascia giovane, diciamo, del territorio, ma tutti quelli che in età lavorativa abbiano necessità di volersi reinserire nel mondo del lavoro, perché come sappiamo la pandemia non ci ha colpito soltanto per quanto riguarda il livello sanitario, ma anche e soprattutto a livello economico. L'amministrazione ha pensato bene di prevedere anche questi tipi di interventi. Dottore, guardando al futuro, quali sono i progetti in cantiere? Che cosa si sente di consigliare all'amministrazione comunale? Sicuramente questo progetto Interventi di inclusione e lotta al disagio è un intervento estremamente ambizioso, in virtù del fatto che prevede 3 azioni, una legata ai servizi alla persona, uno appunto ai corsi di formazione professionale e all'acquisizione di determinate competenze, nonché la terza azione, quella appunto di cui abbiamo parlato poc'anzi, che è quella relativamente ai tirocini. Ovviamente l'amministrazione comunale con la realizzazione di questo progetto ha dimostrato la sua attenzione a quelle che sono le possibilità che vengono offerte non solo dai finanziamenti che mette in campo la Regione Campania, noi qui parliamo di interventi che vengono fortemente sostenuti e finanziati attraverso l'utilizzo di risorse comunitarie, quindi attraverso il Fondo Sociale Europeo, attraverso il FESR. Ovviamente da qui, diciamo, questo progetto potrà essere considerato come un momento di lancio in virtù di quelli che sono i nuovi interventi, visto la programmazione 21-27, visto il Recovery Fund, visto la Next Generation, tutti interventi che prevederanno forti risorse, importanti risorse, non solo per tutti gli stati membri della Comunità Europea, ma anche in particolar modo per la Regione Campania, che rientra ancora nell'obiettivo 1. Che cosa lei mi dice, mi va di suggerire all'amministrazione?
una cosa importante, quello che dico a tutte le amministrazioni con le quali collaboro, è quello di creare all'interno dell'amministrazione una cabina di regia che sia ovviamente formata da persone competenti in questo settore. Ci rendiamo conto delle difficoltà economiche che oggi le amministrazioni locali hanno e quindi le risorse ordinarie non sono più in grado di poter sopperire a quello che è il fabbisogno emergente. E quindi, ed ecco che l'amministrazione deve intervenire cercando di reperire altre risorse attraverso queste opportunità e che fortunatamente con la programmazione 21-27, se il comune, e quindi in questo caso specifico l'ambito territoriale N31, starà al passo coi tempi di poter utilizzare tutti questi nuovi finanziamenti sia per quanto concerne la nuova programmazione e sia questi nuovi interventi che sono stati programmati dal Fondo Sociale Europeo in virtù del problema pandemico. Siamo giunti in chiusura di questo approfondimento, ma prima di salutarci, Assessore, facciamo un augurio a questi giovani e non solo, siamo ormai a pochi giorni dal Natale. Allora, io ovviamente rivolgo i miei più sinceri auguri ai ragazzi che stanno facendo il corso in questo momento, in diretta li vedo nelle finestre. Spero che il corso lo trovino interessante, che siano comunque entusiasti, almeno quanto entusiasta l'ambito per questa progettualità che è andata in porto, e speriamo di permettere loro, con l'attestazione che verrà loro rilasciata, di potersi inserire in un mondo del lavoro che comunque, come sappiamo, oggi è un po' chiuso, e quindi l'augurio è di trascorrere felice feste in famiglia, ma anche di riuscire a inserirsi nel mondo del lavoro nel futuro. Dottore, un augurio anche da parte sua. Voglio ricollegarmi a quanto detto dall'assessore Refuto, faccio i miei migliori auguri ai ragazzi che partecipano al corso affinché questo corso possa dare loro l'opportunità di un sicuro inserimento nel mondo del lavoro, ma soprattutto un augurio anche alle vostre famiglie affinché nelle vostre case ci sia armonia, pace e serenità. Buon Natale. Siamo ora davvero in chiusura, io ringrazio e saluto i nostri ospiti, l'assessore alle politiche sociali del Comune di Torre del Greco, la dottoressa Luisa Refuto e il dottor Renato Grimaldi, direttore del progetto ITIA. Arrivederci. Buonasera. Alla prossima puntata.